Salve a tutti. La risposta alla provocazione di Video Orticando, che ha diffuso le immagini di quella discarica a cielo aperto che si era venuta a creare sulla via Travagliati, in quello spazio adiacente di fronte al villaggio Verde Azzurro, non si è fatta attendere. L'amministrazione immediatamente ha reagito con l'interesse della società, la Camassa, colei che gestisce la raccolta porta a porta, della pulizia del luogo e quindi dell'eliminazione di quell'obbrobrio. Però l'assessore Guidetti stesso, assessore alla neatezza urbana, non è convinta che il fenomeno sparirà, perché ritiene che sia una questione di cultura, di un messaggio che non passa nei cittadini residenti del villaggio Verde Azzurro, i quali non riescono a depositare la loro spazzatura davanti alla porta, perché comunque gli operatori della Camassa non passano in quei vicoli angusti, ma non riescono nemmeno a differenziarla bene portandola nell'area destinata. E sembra che non interessi, nonostante i tentativi fatti anche da amministratori collaborativi eccetera, che alla fine hanno dovuto rinunciare. Per cui questo messaggio, se non passa, ci porterà nella stessa condizione. Auguriamo che una soluzione però si trovi, perché gli abitanti di via Travagliati non possono pagare il disagio per tutti. E risolvere questi problemi è un diritto per quei cittadini, ma è un dovere anche per chi li amministra. Arrivederci.